Nell'anticipo del quarto turno, la Cosma Velancona esce sconfitta dal confronto del passetto con la SIS Roma, ma a testa alta. Per le anconetane è la quarta sconfitta, al passetto finisce 14-5 per la SIS, ma stavolta di fronte alle vice campionesse d'Italia, le cosmiche giocano una buona partita. SIS esclude il secondo tempo in cui la SIS Roma, con un break di 5-0, mette le mani sul match. Buona l'intensità difensiva, buono il pressing, così come la concentrazione e l'attenzione mostrate dalle ragazze di Mirko Pace, che non mollano sino alla fine, anche con il risultato già compromesso e largamente favorevole alla SIS. Doriche in acqua con la bomber Elena Altamura a mezzo servizio in fase di recupero dall'infortunio al gomito, romane senza l'azzurra italo-brasiliana Isabella Chiappini. Il primo tempo è una bella altalena di emozioni. Passa in vantaggio la SIS con la Picozzi, pareggia in contropiede la Ivanova, ancora avanti la SIS con la Vegno, Cosma di nuovo in parità con la Ivanova ancora in contropiede. Quindi due reti della Galardi per il 2-4 del primo intervallo. Nel secondo tempo il break decisivo e mortifero delle romane, che trovano il bersaglio 5 volte in altrettanti minuti, 3 volte consecutive con la Vegno e poi con la Sinigaglia e la Storai. Si arriva al cambio di campo sul 2-9, ma la Cosma prosegue la sua buona prova, incassa il gol della Di Claudio, poi accorcia con le reti delle mancine Stankowianska e Ferretti, portandosi sul 4-10. Quindi negli ultimi 2 minuti del periodo subisce altri 2 gol, dalla Tabani e dalla Tori. Ultimo parziale con le 2 marcature della Galardi, poker per l'azzurra di Prato in forza alla SIS, così come per la Vegno, e gol conclusivo della Quattrini. Per Mirko Pace, nonostante la squadra sia ancora ferma a 0 punti, segnali incoraggianti e di evoluzione positiva in vista dei prossimi appuntamenti.